Alleluia. 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 Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, senza dubbio il santo più popolare della nostra epoca è San Pio da Pietrelcina. E la sua popolarità è dovuta alla straordinarietà della sua esistenza, ma anche della sua figura, dotata di tutti i carismi, di tutti i doni mistici. Un novello Elia, del Nuovo Testamento in questo caso, uno di quei santi, uno di quegli uomini santi che il Signore si degna di mandare sulla terra forse ogni 1000-2000 anni della storia. Sì, San Pio da Pietrelcina aveva tutti i carismi: levitazione, dono mistico, trasverberazioni, stimmate, coronazioni di spine, lettura dei cuori, profumo mistico, bilocazione, chi più ne ha più ne metta. Ma ciò che fa la sua santità non sono i doni straordinari, ma la straordinarietà che applicava nelle cose ordinarie, nell'osservanza dei voti, soprattutto l'obbedienza e la sottomissione all'autorità, non tanto e non solo del suo padre guardiano, così tra noi francescani si chiama il superiore locale che i salesiani chiamano direttore, per esempio, ma l'obbedienza alla Santa Sede, tant'è vero che per metterlo alla prova, ma anche per le tante lettere calunniose che giungevano anche al Papa contro di lui, per un periodo San Pio da Pietrelcina, da grande confessore che era, trascorreva decine di ore, forse 17 ore al giorno addirittura nel confessionale, ascoltando decine e centinaia di penitenti, venne isolato dal pubblico e relegato in una cappellina dove celebrava la messa e dove io ho avuto la grazia di poter a mia volta indegnamente celebrare la Santa Messa. San Pio da Pietrelcina è veramente una figura a me familiare sin da ragazzino, perché Pietrelcina, sapete, a soli 15 minuti di auto, un po' la distanza tra Barcellona e Terme Vigliatore, dal paese dei miei genitori. Ricordo come mia nonna mi raccontava di come andasse la mattina presto nel Foggiano ad ascoltare la Santa Messa, partendo a piedi il giorno prima di notte. Io non capivo, ma come mai deve andare fino a Foggia, fino al Gargano, mia nonna, dalla Velinese a sentire una Santa Messa, si sveglia di notte, parte di buon mattino, dico ok, non ci sono preti parrocchi qui. Poi ho capito che si trattava di quei viaggi organizzati che già all'epoca, ecco, venivano effettuati per assistere alla Santa Messa di Padre Pio. Già alle 5 del mattino c'era una ressa sui portoni della chiesa di Santa Maria degli Angeli in San Giovanni Rotondo, questa volta dove lui visse tra l'altro lungamente gli anni ultimi della sua esistenza, dove c'è dell'aria buona che gli giovava per i problemi polmonari che lo affliggevano, ma erano malattie mistiche anche quelle, erano infermità che servivano per completare anche nel corpo e nella carne la sua crocifissione. Ma noi che cosa dobbiamo allora ritenere di Padre Pio, cioè prendere come esempio e cercare di applicare? Perché un santo così straordinario non sapremmo come imitarlo, giusto? Noi non abbiamo, io non ho le stimmate, non ho la scrutazione dei cuori, non ho la levitazione, non ho la bilocazione, cioè la capacità di stare contemporaneamente qui e a Genova, per esempio per vedere la partita del Napoli, al Marassi. Ma che cosa possiamo imitare di San Pietro da Pietrelcina? Innanzitutto l'amore a Gesù, quello sì, lo possiamo imitare. L'amore alla Chiesa, anche attraverso la sofferenza. San Pio da Pietrelcina diceva: com'è dolce la mano della mamma Chiesa, della madre Chiesa, anche quando ti picchia. Ma anche questo ha concorso al suo bene e alla sua santità. La sua purezza angelica, naturalmente, la sua lotta contro il demonio. E poi possiamo e dobbiamo imitare una cosa bellissima e dolcissima di San Pio da Pietrelcina: l'amore alla Madonna. Quando negli anni 50 la Madonna da Fatima venne pellegrina in Italia,
San Pio de Pietralcina ci tenne a riceverla nel suo convento di San Giovanni Rotondo e baciava con tanta devozione, con tanto ardore, fino alle lacrime agli occhi, proprio perché aveva la consapevolezza del mistero che Fatima, con la sua apparizione, con le sue apparizioni mariane, racchiudesse, soprattutto come messaggio per il secolo tormentato e travagliato che è stato il XX, con le sue guerre, ma anche con la guerra fredda, più tardi con le ideologie, fascismo, nazismo, comunismo e così via e così sia. Anzi, così sia no, speriamo che queste cose finiscano e che le esperienze cattive del passato siano di insegnamento per i posteri e per le generazioni contemporanee. E allora vogliamo tutti chiedere adesso a San Pio da Pietralcina che cosa? Di amare di più Gesù, di amare di più Maria, di amare l'Eucaristia. Fra poco noi faremo l'adorazione eucaristica come ogni giovedì. San Pio da Pietralcina la mattina alle 5 celebrava la Santa Messa e poi, come ringraziamento alla Santa Messa e alla comunione che aveva celebrato e ricevuto, assisteva a un'altra Santa Messa sgranando la corona del Rosario. Poi vogliamo chiedere a San Pio da Pietralcina l'amore alla Madonna. Lui recitava, pensate un po', almeno 150 corone al giorno di Rosario. Sarebbe difficile, impossibile per noi imitarlo, ma lui aveva il dono mistico anche di recitare con rapidità le corone del Rosario, perché si trasfigurava ed entrava in una nuova e inedita dimensione spazio-temporale San Pio da Pietralcina. Ma vogliamo metterci alla scuola di San Pio, e concludo perché avremo tante cose da dire, potremmo scrivere pure dei libri su San Pio da Pietralcina, ma non c'è il tempo né il luogo, e dobbiamo imparare la misericordia. Papa Francesco, all'inizio del suo pontificato, ha inaugurato l'anno della misericordia 2015-2016. San Pio da Pietralcina perché confessava? Per ascoltare i fatti della gente, ma che se ne importava? A un prete cosa importa? A me cosa importa ascoltare i fatti della gente? Anzi, dà fastidio, noia e dolore. Però lì tu eserciti che cosa? Il mistero, nel ministero sacerdotale della misericordia di Dio. Io ti assolvo, non io prete, in persona di Gesù, perché è Gesù che lo fa come Dio. Io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi dobbiamo imparare anche un amore sincero alla riconciliazione, perché molto spesso noi non siamo in pace con Dio, non siamo in pace con noi stessi, come vogliamo essere in pace col prossimo? Invece il messaggio di Padre Pio è proprio il messaggio francescano di pace e di bene. La pace con Dio, con se stessi e con gli altri, di bene come pienezza di grazia, vita compiuta nel Signore attraverso l'amore che porta all'imitazione dei Sacri Cuori, di Gesù e di Maria, che poi sono appunto il messaggio della Madonna di Fatima ed esprimono quello che nella sua crocifissione, anche nella carne con le stimmate, San Pio da Pietralcina ha vissuto, andando per oltre e godendo oggi di questo tributo di onore che gli fanno gli uomini sulla terra, ma di gloria che dalla sua morte in poi gli ha fatto Dio, perché gliel'ha riservato in paradiso. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.